Francesco Nicastro è uno dei volti nuovi del Pescara, attaccante con tanta voglia di far bene il prossimo anno in Serie A. Certo, sì. Ho tanta voglia di far bene e mi auguro di poter crescere di giorno in giorno insieme a questo gruppo fantastico. Sei arrivato dalla Juve Stabia, dalla Lega Pro, il prossimo anno giocherai in Serie A, un doppio salto in avanti per te potrebbe essere davvero la svolta per quanto concerne la tua carriera. Sì, mi auguro appunto sia la svolta, perché arrivo dalla Lega Pro e non è facile comunque salire di categoria. Sono contento del lavoro che ho fatto e di quello che sto facendo. Stai lavorando anche bene e sono arrivate parole di stima nei tuoi confronti da parte del tecnico Massimo Oddo anche dopo la gara di Vicenza. Sì, questo fa piacere, vuol dire che comunque sto lavorando bene e faccio quello che chiede il mister, quindi per me è una grande soddisfazione questa. In attesa di rinforzi che arriveranno anche per l'attacco con Manai, oggi siete voi gli attaccanti titolari del Pescara e tra l'altro per la gara di Coppa Italia per l'esordio del 13 agosto Manai non ci sarà e tu sarai al centro dell'attacco biancazzurro. Stiamo preparando la gara nel migliore dei modi, quindi sappiamo che arriveranno rinforzi e ci daranno una grande mano per il corso dell'anno, quindi mi auguro di far bene comunque. Da più di un mese a Pescara, che ambiente hai trovato? Una città appassionata, calda, che segue con grande attenzione e con grande calore la squadra. Sì, appunto, è una città bellissima. Io non c'ero mai stato, era la prima volta che venivo qui a Pescara, è una città bellissima, vive di calcio e questa è una grande cosa per un giocatore. Ho trovato un gruppo fantastico e bene.